Benvenuti in questo nuovo video, torniamo con Poppy Playtime, finiamo Poppy Playtime soprattutto, finalmente. Un po' in ritardo rispetto al normale, ci abbiamo messo un po', abbiamo fatto con calma, però va bene così, sono curioso di vedere come finisce, sono curioso di andare avanti, quindi partiamo subito. Se vi ricordate avevamo fatto cadere il carrellino per sfondare quella zona che era appunto chiusa e la conseguenza è questa strada sbloccata che ci porterà dritti dritti a morire. Come tutte le volte. Buongiorno. Dobbiamo scendere da qui sotto? Probabilmente sì. Sì. Ok. Questa è chiusa? Sì. Ok. Buttati, dai. Ormai. Andiamo. Bene. Cosa c'è lì sopra? Quanto è grande comunque questa fabbrica? È esageratamente grande. Sinceramente dal primo capitolo non me l'aspettavo così tanto grande. C'è qualcosa da prendere, sicuro. Ah no, è come l'altra volta. Non si può fare nulla, però ci sono tutti... tutte le manine. Qua secondo me ritorniamo. Okay. Esatto. Perché dobbiamo fare il terzo adesso. Il terzo gioco. Alla Game Station. Perfetto. Perfetto. Tutto lineare. Sì, tutto sì, semplice. Sì. Cosa mai potrà andare storto? Tutto. A parte la grande difficoltà che mi ha sorpreso. No? Cioè, è stato molto difficile. Ok. Questa volta comunque mi è piaciuto che ha fatto Jeez, ma l'avevi già giocato sto gioco. Come mai sei riuscito? Continua, capito, ad avere. Però meno dell'altra volta. Sì, l'altra volta è stato volta... oh, sei un po' troppo intelligente. Sì, l'altra volta era tipo come ti permetti ad essere così intelligente. Invece stavolta tipo oh mannaggia, pure questo è superato. Cioè più o meno il mood è quello, di quello che ci dice. Poi ragazzi, io ve lo dico, ringraziate anche il signore editor che si è fatto in quattro a cercare di mettere i sottotitoli nei video per farvi capire giustamente qualcosa. Magari qualche nostra traduzione è stata un po' sbagliata, perché ragazzi è davvero difficile da comprendere. Però almeno interviene sempre il signore editor a farvi capire tutto, quindi... Mannaggia il gioco che l'ho messo i sottotitoli, Sì, proprio sì, lì sì. Hanno fatto una scemenza cosmica. Eh beh, certo, pensa in udenti. Sembra una stampante 3D questa. Strano. Tecnologicamente. O anche a chi capisce poco l'inglese, perché noi ragazzi non è che tutti dovevamo sapere l'inglese, cioè vabbè. Okay. Comunque ce lo si gioca uguale. Se allora, sembrava una stampante 3D. Guarda. Solito. Tra l'altro questo personaggio l'abbiamo mai visto. L'abbiamo già visto e ti avevo detto, e quindi il cane chi è? E sicuramente lo incontreremo nel prossimo gioco. Faccio in tempo? Secondo me la devi acchiappare da giù, Steph. Aspetta un attimo. Capito? Sì. Ok, almeno sappiamo dove andare. Teoricamente se io faccio da lì. Secondo me non hai preso tutti e due. Non ho capito cosa vuoi fare. Stas. Appendermi. Ho capito, ma Non stai accendendo tutti e due i pali, Sono due. È quello che non hai fatto. Non ti piace. Al contrario. No, devo accendere anche quello. Ma come ci arrivo? Non ho capito. È il cane. Perché ha tante zampe. Sì. Comunque ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Dove hai fatto tutto un ma giro. Era un po' strano. È stato un po' strano. Dov'è? Cioè, noi abbiamo fatto tutto questo per attivare il cane? Perché di fatto è l'unica cosa che è cambiata. Non vedo per passaggi. Per liberarlo. Sì. Aspetta. Mamma mia, lo sento vicinissimo. Può venire. È quello il problema. Ok. Bello. Mi ecco sa il prossimo gioco. Che siamo al prossimo gioco. Benvenuti. Eccolo. Eccolo qui. Welcome to Statues. 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 Okay. This advanced obstacle course is designed to test tipo... physical endurance and strength. The rules are simple. Ok. Red light, green light. You can move through the obstacle course at this time. Quindi ti puoi muovere quando le luci sono spente. You can look around, but cannot move. Ti puoi guardare attorno. Quindi devi.
Però PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. Il tuo test è finito, non abbiamo altri problemi, giusto? Comunque, Steph, se devi muovere al buio, quello che volevo dire è che devi Dobbiamo osservare quando c'è luce. Mamma mia, perché mi devi stare dietro? Possiamo iniziare? Fermo. Ok. Te lo meriti. Perché lavoriamo qui? Lavoravamo. Ah, beh, sì. Comunque è certo che ci meritiamo noi di morire, ha perché eravamo tu qui. Lavoravi qui. Perché in pratica ha detto che non sopporta. Un attimo. È terribile sentire i passi e sapere di non poterti muovere. Ci ha preso? No. Comunque lei è semplicemente arrabbiata perché tutti i bambini se ne vanno, ovviamente. Come faccio sta cosa? Non lo so, perché fanno i giochi e poi se ne vanno e quindi lei... Fermo, fermo appeso! Come puoi stare fermo se stai ciondolando? Grazie, scusatemi. Grazie, hai capito il problema. Vabbè, si potrà fare in qualche modo. Come? Non lo so. Io non sto premendo nulla. Ok, non premere niente. Sono immobile. Ok, quindi va bene il ciondolamento se siamo appesi. Ok, abbiamo fatto male prima. Easy, medium, hard. Che scelgo? Medium? Sì. Che brutto gioco. Sì. Che brutto gioco. Ogni volta sono terribili. Scusate se tryhardo, però. Fate step sempre zitto. Comunque mi ha stupito la difficoltà che ha questo gioco. Il primo era molto più lineare ed easy. Il secondo è bello tosto, ragazzi. Non ho deciso, quindi. No, che è quella roba? Non lo so. Devi saltarli. Vero? Sì. Penso. Finisse molto prima. Mannaggia te, Steph. Per dietro. Che ti muovi. Un imbecille. Fermo. Si vuole far prendere alla fine. Si vuole far prendere alla fine. Gonfiamo palloncini, pare. No, io... È difficilissimo saltare. Perché fate giochi con parkour se il gioco non è adatto al parkour? E ora dove vai? Non so. Dove vado? Dove vado? Su. Come? Capisci che? Lì. O lì? No. Forse sì. Abbiamo sbagliato strada, secondo me. Non so cos'è sto rumore. Ti sei buggato. Non so dove sono, mi sono appeso a quella roba, ho spaccato un vetro e sono in una stanza, ma la musica qua va avanti all'infinito. Mi potrò muovere? Sembra di sì, quindi sono rimasto... Questa bellissima porta piena di secondo me la dobbiamo bloccare, in qualche modo. Perché cosa dobbiamo fare? Non lo so, Steph. Dobbiamo bloccare la musica. No, sta salendo, io te lo dico. Dici? Dove siamo finiti? Non lo so, sto improvvisando. Il gioco è finito e noi stiamo scappando. Ti sto dicendo, torna indietro e ti darò il codice. Che ce ne manca uno, se vi ricordate. Perché abbiamo due porzioni di codice. Abbiamo vinto. Mammi, vai a mangiare un paninetto col prosciuttino cotto. Un po' di fontina. Bene? Bene?
Dov'è? Sono molto spaventata, non lo so dove dobbiamo andare, Steph. È impazzita. Sì, lei è totalmente impazzita. Ti troverò impazzita. E quando ti troverò... Ok, corri. Perché adesso ci inizia a inseguire. Non vuole che andiamo via dalla fabbrica. Ora inizia la parte brutta. Esatto. Ok. Scale. Eh sì. Però devo controllare per forza la porta. Va girata? Sembra di no. Bottoni? No, altri. Aspetta. Okay. Noi dobbiamo andare alla Game Station, no? Hai notato che il problema? Sì. Ruota di 90 gradi, quindi come facciamo? Bisogna capire però qual è il punto che ci serve. È teoricamente così. Per starci dentro, no? Ok, riprova. C'è qualcosa che dobbiamo fare per allinearlo. Questa manopola? Perché indica? Aspetta. Vedi che a furia di toccarli, come avevo detto io, ho premuto l'altro bottone. Sì. Però questo ci porta non... Vedi? Vabbè, andiamo qui. Non è che è chiuso, prova. Mamma mia, che paura. Toy scanner. Vuole questo giocattolo? Proviamo da quest'altra parte. Sium! Era ovvio, Steph. Dobbiamo continuare a girare per avere i ponti nel modo giusto. Dai, sono comunque intelligente. Ok, prendi il foglio. Mannaggia te. Cioè, facciamo nulla. Poi li vediamo. Guarda, veramente. Non rompere, Steph. Non sai giocare gli horror. Sei fastidioso, non ti sopporta nessuno. Ecco, vedi dove dovevi andare. Buongiorno. Premi. Miau, 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 miau. Giocattolo. Sì, non ho capito dal miau, miau, miau. Premi assieme. No, vorrei vedere cosa cavolo stanno facendo. Non posso... Ah, ok. Molto intelligente questa ragazza. Però una ti fa andare su, una ti fa andare giù, eh. Questo? Ok, no, era un collezionabile. Ma un po' più giù. Tieni premuto questa. Fermo. Come, accidenti! No, che sbatta, hai capito? Devi premerli tutti? No, devi proprio azzeccare le frecce. Buongiorno. Raga, non ho la capacità mentale di far questa cosa io, eh. Cioè, io sono stupido in queste cose. Non funziona. Vedi, loro vanno a destra ma la si rompono, quindi li spostiamo alla sinistra. Dalla sinistra loro vanno fino a qua. Quindi noi adesso dobbiamo salire un pochino. Comunque sono più intelligente di Fere, Ma non rompere. Quindi arriviamo fino a qua e vediamo il percorso. Loro continuano ad andare fino a qua, fino a qua, fino a qua. A me sembra tutto giusto. Dove è la fine? Arrivano lì, fanno così e cadono. Ma se io le mando verso qua, cadono. Sì, cadono. Prova quello. Vanno di così e poi... E questo è il problema. Si devono unire lì. Allora, siamo rimasti fermi. In qualche modo un pupazzo ci è caduto nella... Addosso. Nella base, addosso. Ed era quello che dovevamo fare. In realtà penso che dovevi in quella pedana fare in modo che arrivassero tutti verso di te. Ma uno ci è caduto lo stesso. L'abbiamo preso, quindi dobbiamo andare in quella porta adesso. Non sto capendo, stiamo andando avanti su un debug oggi. Che succede? Cos'è successo? Perché è stato male il personaggio? Non lo so. Comunque, in pratica dovevamo tenere il giocatore per aprire quella porta. Sì, 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 esatto. Io non l'avevo capito. No, no, io sì che l'avevo capito. Tu sei molto intelligente. Comunque, sono molto meglio di te. Tu mi critichi, guarda. Vediamo. Tu non ci sei mai arrivata. Uzo. Non l'aveva capito lei, le ho dovuto spiegare io per il rec. Guarda, sono gliele dico io le cose. Guarda la rec, le ho dovuto spiegare io. Sì, sì, sì. Ok, da questa parte. Buongiorno. Destra, vicolo cieco. Salve. Chiusa. Cosa c'è da questa parte? Non si vede. Sembra bene. Però un ospedale.
No. Guarda la sedia a rotelle. Sembrano più che altro posti dove facevano esperimenti. No. Ok, erano i nostri passi. No. Scusami. Allora, sì, è troppo lungo, c'è qualcosa. Quindi stiamo andando in un'altra stanza. Qua possiamo andare? No. Ok, No. però siamo dietro le cassette, quindi qua andiamo oltre. Sì, vedi. E ci dobbiamo portare la No, corrente? No. aspetta. Non me la dà però. Altri. Ah, beh. I geni del male ogni Sì, tanto ogni tanto proprio. in due non Non ne facciamo facciamo uno. mezzo. Però tu sei peggio di me. Aspetta. È chiuso però. Scusami. Devo fare il parkourito. Mentre sei appeso. Ma non ci arriverai mai, esatto, cioè stai tirando troppo. Non cadere, Steffo! Io l'odio! Allora, Vabbè, tanto si è capito? Cioè, se visto. ne attivavi uno e non due, non ha senso. Comunque, Eh no, fa impazzire. È di quei giochi che ti fa proprio impazzire. potremmo dimenticare la morte? Beh, sì, la dimentichi, sei morto. Devi capire che è molto difficile questa cosa. Vai, muoviti, guarda. Ok. E ora? Ok, si è aperto Qui? pure questo. No, Premi il robottino, lo voglio no, 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 sentire. no, 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 me l'ha tolto? Era a tempo? Dovevo mettere qua la corrente. Dovevo rifare tutto. No, non è così. Non è possibile. Non è possibile. E per cosa abbiamo fatto tutto questo noi? No. È in un altro modo, Steph. Dovrebbe essere in questo modo, ho dovuto guardare un video, ve lo dico onestamente, perché non capivo. Praticamente devi utilizzare questi. Ok, tutto chiaro. Bravi. Credo si apra questa porta? Spero di sì. Perché la corrente è andata qui dentro. No. Che si sta Non aprendo? l'ho capito. Cosa Da cavolo si quella apre parte, però, aperto? dietro, dietro. Verso. Ah, forse avevamo una cosa in so. Mi è sceso un Anche colpo. a me. Aiuto. Ok. Quindi ci ha ingannato, era un suono di una porta lontana, ma era. Urla di più! Hai imbrogliato! Seek. Sta contando, devi scappare e correre come un pazzo, Steph. È impazzita, ci vuole far fare un ultimo gioco ed è il nascondino. Allora, di Mi ha qua. fatto scendere un colpo, ragazzi. Sapevo che sarebbe apparsa, ma me la sono fatta sotto lo stesso, perché era ovvio che sarebbe Molto meglio apparsa. questi momenti per quanto ti fanno morire dentro Mi è sceso un rispetto infarto agli indovinelli, perché però. praticamente si è buttata urlando, quindi ha il volume troppo alto nelle cuffie e mi ha fatto venire un infarto. Porca Sta andando miseria, molto io. bene per non sapere la strada. Sì, vai dritto. Io sti giochi non li sopporto, guarda. Vai Cioè, dritto, la fai facile, ci fosse una strada dritta. sono belli, ma ti fanno perdere 10 anni di vita. Uff. Ok. Ancora a 1000. Guarda, se mi ricompare. Ti prego, no, Allora. Ok. E poi? Robe strane qua. Perché è tutto così? No, come Ah! Agiwagi, ti ricordi? Ci ricordiamo bene. Non voglio cadere! Prendi la sua statuetta, è solo per Non me la fa quello. prendere! Oh. Ok. È solo per quello. Ok, Che poi di più che hide and seek è un scappa e basta, qui? Sì. è prega di vivere. No, 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 no. Io sto correndo, mi hanno detto di correre, io corro, però non mi piace. Steph, la sequenza di Sì. colori. E come li faccio tornare su? Non lo so. Rosso, blu, verde, giallo, non so perché. L'abbiamo guardato, ragazzi, non Non trovavo so, molto. non so perché, non so Ci siamo perché. persi qualcosa. C'è qualcosa che ci è sfuggito, Può essere. sicuramente. Surprise! E ora? Madonna.
Che persi sono? Bene? Dovevamo chiuderla? Cosa devi fare? Come fai con lei che ti segue? Cosa devi fare? Vediamo, magari ho missato io qualcosa. No. Mamma mia! E poi? Lasciala, lasciala, lasciala. E ora? Non lo so. Cioè, mi ributto giù? No, non mollare la presa. Aspetta, c'è qualcosa. Ah, comunque erano questi probabilmente i colori. Vedi? Ok. Sì. Vedi il 2. Vado. Li avremmo dovuti scoprire. Corri. Siamo proprio degli scemi. Vabbè, ragazzi, sei costantemente in tensione quando fai questi giochi. Quindi, cioè, non è com'è vederlo. Vi assicuro che giocarlo è tutt'altra roba. Comunque, allora, dovevamo trovarla così la sequenza. Fine. Ok, ci siamo. Corrente elettrica. Vi piace sta cosa della corrente elettrica? Mi è piaciuta proprio tanto. Ok. Che succede? Un acceleratore. Mammi, vuoi entrare lì? Non ci dovremmo buttare noi il novero? No, stiamo accendendo il treno. Ah, questo è il treno secondo sì. te? Sì. Idea? Che ci devi fare col pezzo? Prova a mettere quel pezzo che hai trovato qua, se te lo fa inserire, che magari è un meccanismo. Aspetta. Clear of debris. Vedi che comunque wipe machine surface of lubricant dirt. Check and replace worn damage parts. Però vedi che è danneggiato e quindi va riparato. Sai come? Con quell'oggetto che hai preso, non te lo fa inserire? No, sto spammando. Quale? Okay. 2. Però sembra qualcosa proprio da riparare. Forse ci manca un pezzo. Questo. Eccolo, eccolo. Ok, uno è andato. Ok. Ci dà qualcos'altro magari sotto? Ora che c'è il marchingegno magari basta? Aspetta, aspetta. Bello. No, sì. Sì, sì, è la musichetta del abbiamo sbloccato qualcosa. Non ha senso. Ah no, non stiamo vedendo, Steph. Controlla bene. Ecco, ah, sì. Quindi adesso dobbiamo azionare quello. Questo? Sì, 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 sicuro, vedi? E poi attivi questo. Esatto, esatto, bravo, dai. Ok, e si apre questo. E continuiamo la nostra corsa. E continuiamo la nostra corsa verso l'uscita della fabbrica. Come dovevamo? Io ho pensato tiro dritto, e no? Infatti cioè, più che peggio di Aggiwaggi, è più brutta. Forse dobbiamo lasciarla passare, non lo so. O buttarci noi giù. Quindi guardiamo subito se ci sono. No. Non mi sembra proprio. Cosa faresti? Scappo indietro. E poi? Chiuditi, chiuditi. Chiuditi, chiuditi. Realistico. Rieccoci. È già successa un po' di roba. Vediamo se riusciamo. Non riusciamo a completarlo perché tecnicamente il percorso che devi seguire per noi è bloccato. Ma che poi la vedi lì? Guarda, sì, 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 sì. Guardala. Schifosa. Corri, 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 corri. Vedi, da noi si blocca, si dovrebbe andare lì, non capisco. Può aver senso anche questo. Prima ha trapassato il muro, ora ha trapassato anche il fuoco. Probabilmente, non lo so. No, no, ci ha schippato, è sopra di noi. Ok. Forse era stiamo così. Improvvisando. Esatto, dai, magari troviamo il modo. Allora, e adesso? Secondo me adesso ci prende le spalle. No, vai dritto verso quella porta. Ok, sì, si sono rotte le ragnatele, vai, corri. Ragazzi, non si fa così. Abbiamo visto un video, non si fa così. E infatti, ma stiamo scherzando. C'è qualcos'altro da fare, Steph. Ma io ero nella porta in cui dovevamo andare. Ragazzi, vabbè. Ecco come si fa, ok. Mamma mia, ma è terribile, è terribile. Mi sono venuti i brividi. Qui, 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 qui. Quindi adesso è aperta questa porta. Però i brividi. Mannaggia. Zium. Corri, corri, corri. È giusto? Sì, ma dove vai? È terribile. Ah! Una sirena è diventato.
Mannaggia, Steph. Oh, è davvero difficile scappare. Allora, c'è è davvero di... Cioè, a livello di indovinelli è senza senso, ma quando fuggi è figo. Sì, è fate proprio... solo la fuga e smettete di fare gli indovinelli, che nella settimana enigmistica funziona meglio per quello. Tua zia ride così, guarda, maledetta. Fammeli, fammelo te. Allora, abbiamo detto ta, ta, giù, destra. Ok. Entro dentro, sinistra. Schiva le mani. E lo so, ma l'ultima non era per niente scontata, è quello il problema. Esatto. Infatti non mi ricordo neanche più qual era. Via, 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 via. Ah! Dai però ragazzi, ma che mi metti quelle cose mentre sto scappando? Sium, 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 sium. Zitta! Porca miseria! Ma non ha senso! Sium! Muoio di nuovo. No, non muori. Muoio di nuovo. Non muori. Apriti! Corri come non hai mai corso, piccolo Step! Corri! Secondo me quella è la fine. Sì, ma c'è l'adesivo. No, c'è lei. Cos'è? No, ragazzi, aiuto. Mi sembrava lei, invece... Quella porta che non si apriva. E adesso? La leva, la leva. Muori, muori. Guardala morire. Muori, muori. 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 È terribile. Vorrei fare tanti di quei gesti brutti che... Ma e anche lei come Aghi ha del... No, davvero c'è rimasta la testa. Si muove la testa. 5. Cos'è? Non ti avvicina troppo. È una mano meccanica che l'ha portata via. E comunque c'è il sangue, come quando abbiamo sconfitto e fatto cadere Aghi Waghi. Quello è il continuo del gioco. Quella mano meccanica. È il capitolo 3. Non so cosa ci aspetta, ragazzi. Ho paura dell'infamata finale. Siamo sopra il gioco. Sì. Tutte le leve sono attive, quelle del treno. La parte finale. Un sacco di note importanti queste. Ah, al contrario. Sì. Aspetta. Poppy, Poppy. Sta lì. Aspetta, c'è un codice, Steph. È quello. Vedi, lei ha la terza parte del codice. Però si sta muovendo un po'. No, Steph, dobbiamo inserire... 4, 3, 1, 2. Ok. Ok, bravi. Ciao, Poppy. Meglio tardi che mai. Che è diversa? Hai notato? Mm. Voce diversa, ma anche il modo di parlare. Lei era tutta pimpante, allegra, adesso sembra quasi sembra Ferri appena sveglia. Ma sì, vero. Adesso andiamo nel treno, quindi sì, dovremmo mettere tutti i codici che abbiamo raccolto. E temo che qualcosa ci porterà a doverlo fare molto di fretta. Vero? Ok, primo codice, Steph. Coniglio. No, 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 è il colore. Quindi è il coniglio in base al colore del codice, secondo me. Vedi? Che stendi, sono le forme. Quindi coniglio, aghi, gatto, coniglio, aghi, gatto. A cui devi dare il colore. Come? Col codice, ecco. Ma sono tutti blu. Steph, vai nel... Premi tab. Vai all'altro... Questi colori li devi mettere. Però vedi che ci dice che questo dovrebbe essere l'ordine. Possiamo in qualche modo muovere l'ordine? Sì. Sì. Ecco, non ti stava funzionando però quel tasto. Ma vedi che tutto coniglio. No, no, ci siamo. Aghi, gatto. Ok. Ok. Quindi ci siamo, è giusto così. Rosso, giallo, rosso, blu. 4, 3, 1, 2. Parti, treno maledetto. Vado? Guarda dei bot, vai. Premila da su, Steph, ti prego. Aspetta, la chiappa lì, ok. È il gioco con la sua... Secondo me devo mettere entrambe le mani, magari? Massima potenza? Cosa ci manca?
No, Steph. Attaccati. Ci sono dentro. Attaccati. Ti prego, Steph, finisci sto gioco. Comunque, il bello di vedere me giocare ai videogiochi è che comunque succedono cose che normalmente non succedono. Che non avrete mai visto da nessuno, perché è impossibile vedere, cioè, questo. Essere così scemi è davvero impossibile. Tu, cioè, prepari il treno per un gioco intero per poi starci fuori appeso. Quindi per un'ora e mezzo attaccarti come una zanzara al treno. Funziona, però? Non credo, Steph. Ti prego, rimani attaccato al treno. Qualunque cosa succeda, non mollare, Steph. Non mollare. Ma ti pare? Non è un incitamento, Steph. I was so scared she put me back in that case. But you saved me. Ha una voce strana. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... Quindi ci ha portato a liberarla, fingendosi gentile, già ovviamente dal primo capitolo, perché è lì che abbiamo aperto la sua teca. Nessuno è dava fiducia, quindi diciamo ovviamente, che non è un colpo di scena non questo. Non è proprio un colpo di scena, ma alla fine anche Poppy stava facendo... Sta accelerando, sbaglio? I suoi interessi, secondo me, sai ci che schiantiamo. Non dovremmo essere qui, dovremmo essere dentro la cabina, Steph. E cioè, lì c'era anche Poppy che ci parlava, vero? Sì, e invece noi siamo attaccati qua. Sono pienamente d'accordo con te. E secondo me non andrà mai come previsto. Ma non è che... è la trollata. Cioè? Che è una cosa che va all'infinito. Ma non è che forse non dovevamo stare qui, quindi si è buggato e non prosegue la scena? No, Steph! Mannaggia a te, mannaggia. Mi hai lasciato il dubbio. Abbiamo letteralmente perso 10 secondi tondi perché dovevi essere dentro il treno si schianta in questo modo. Ma lo facciamo vedere a schermo. Lo state vedendo in questo momento, sì, tanto. Sì. E praticamente poi c'è tipo play care e quindi alla fine una nuova zona dove probabilmente dovremo andare. Probabilmente esatto. Il personaggio sarà quella mano robotica. Sembrava un meccanica. Ragno. Sembrava un po' un ragno, ma una mano meccanica. Quindi sì. Comunque, ragazzi, abbiamo davvero buggato il treno, ma il gioco comunque era finito. Non ringraziatemi, è stato bellissimo. Sì, abbiamo fatto, secondo me, la run peggiore del mondo. Sì. Ma siamo così? Perché cose vanno fatte male? Farle bene. Cioè, tutti che lo fanno bene, non lo siamo mai capaci a fare nulla. Bene così. Comunque, ci fermiamo così per questo video. Spero che vi sia piaciuta. La serie è completata in un modo un po' particolare. Alternativo. Noi ci fermiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!